la prima priorità, che è la priorità di tutti noi, quindi tutti noi stiamo remando nella stessa direzione, è quella della ricerca dei dispersi. Qua dal primo momento non ci siamo fermati un attimo nella ricerca dei dispersi, e quando diciamo che non ci siamo fermati un attimo non significa solo l'attività operativa, ma anche l'attività di valutazione e studio è un'attività, come dire, importante, perché queste operazioni devono essere anche fatte in sicurezza per gli operatori, che aumentano comunque certamente il rischio di esposizione propria. Quindi in questo senso l'azione che continueremo a fare senza fermarci sarà quella della ricerca dei dispersi, e chiaramente con tutte le azioni al contorno. Poi ripeto, se vorrete o se farete delle domande, anche alla parte più operativa potranno rispondere: il livello dell'acqua, la quantità, la diminuzione del livello del lago, la condotta svuotata, la valvola di fondo, insomma tutte quelle questioni che vorrete approfondire saremo in grado di approfondirle, ma noi stiamo lavorando in un contesto difficile ma finalizzato alla ricerca dei dispersi. A questo si aggiungono altri elementi. Un altro elemento importante è certamente l'impatto ambientale. L'impatto ambientale è un'altra di quelle cose sulla quale stiamo lavorando con grande attenzione, sempre equilibrando la sicurezza degli operatori, spingere per trovare dispersi e tutelare anche, come dire, l'ambiente. Quindi voi sapete la presenza di acqua nel pozzo, sapete che una parte di quest'acqua è ovviamente contaminata dagli oli che erano presenti, dai fluidi che erano presenti all'interno della centrale. Anche su questo la regione ha attivato tutta una serie di monitoraggi e tutta una serie di campionamenti che hanno bisogno anche dei tempi tecnici per avere le risposte, quindi anche qua c'è necessità di fare prelievi, analizzare prelievi, valutarli e quant'altro. Quindi questa è un'attività che si sta facendo costantemente. E poi l'altro tema è legato al fatto che tutte queste azioni sono, come dire, contornate da una serie di valutazioni che magari qua non si vedono, ma su quale stiamo lavorando: il piano della viabilità, il tema del rapporto con la diga, il tema del rapporto della quantità di acqua all'interno dell'invaso, e tutta una serie di azioni che, ripeto, sono di minor rilevanza rispetto all'obiettivo principale, ma che sono assolutamente in lavorazione.